Ciao, grazie, buongiorno. Buongiorno Roberto. Come va? Tutto bene? Abbastanza. Senti, qui da noi nevica, fa fresco. Fa fresco è un eufemismo perché si gela. Lì da voi in Puglia? Però Da noi è ventilato. si sta bene, farà un po' di calduccio. Calduccio è una parola grossa. E dipende da che punto di vista lo vedi. Se ci sono 2 gradi come qui è un discorso. Se ce ne sono 17, È sai com'è? ovvio. È così, è così. Allora, senti, ti presento. Intanto, Menga Grazio, nato Monopoli, Menga Grazio è il presidente di FIR Puglia. Grazie di essere con noi sul canale Libero di Budog, canale a disposizione di tutto Vaglia. Chi vuole presentare un progetto, parlare di rugby o promuovere il proprio club qui da noi è sempre benvenuto, basta che ci contatti. Faccio una breve scheda tecnica, grazie. Allora, sei un mio coetaneo, nato nel 1962, giugno, a Monopoli Bari. Perito industriale, hai giocato diversi anni nella squadra di rugby del ruolo di flanker, giusto? Sì. Beh, Raccontaci tu qualcosa di quando giocavi. diciamo che era ai miei tempi, non c'erano in Puglia, non c'erano le giovani. Per trovare squadre che avevano il settore giovanile era un problema e quindi ho iniziato, diciamo, tardi. Quindi nessuno, non ho raggiunto dei risultati, diciamo, importanti in quel periodo, perché non avevamo la possibilità di iniziare da piccolini, come, e questo è stato, per dire, un mio cruccio Ah, che ho, certo, chiaro. Beh, per quanto in tanti hanno iniziato tardi a che il rugby, giocare, sì. eh? Tanti hanno iniziato Io, non giovanissimi. infatti, io sono uno di quelli. Ma Perché si passava direttamente con i senior Ah, ho capito. Comunque tu giocavi e hai militato a sempre nel quelli. Monopoli. Sì, nel Monopoli. Che ancora c'è, cioè, che è una società attualmente attiva, non so Sì. quanti, sì, non so quanti tesserati abbiano, però comunque faceva la C, fa la C1, giusto? Faceva più che altro, perché di Faceva la C1. faceva Faceva la ne C1. Ora è ripartita con un'altra società, è ripartita dai piccolini, ah. perché c'è stato un cambio generazionale e quindi l'anno scorso hanno fatto l'under 16, l'under 14 e tutta la filiera dei piccoli. Ho capito. È come la stessa cosa, il ricambio generazionale che sta avvenendo adesso nella nazionale maggiore, negli azzurri. Diciamo di sì, con le Con dovute proporzioni, le ovviamente. dovute proporzioni, assolutamente. Allora, tu sei anche allenatore di terzo livello. Sì. Hai allenato quindi. Sì, ho allenato il Monopoli. Abbiamo vinto dei campionati di Serie C regionali e anche dei campionati di C1. L'ultima volta siamo andati a fare le fasi finali per andare in Serie B, poi andata non ci siamo riusciti perché c'era una squadra che era molto più attrezzata di noi, che Ah. era l'Amatori Napoli a Fragola, che attualmente milita in Serie A. Però Sì, ho è visto. stata una bella esperienza. Immagino, siete arrivati in finale, tanta roba, eh? Sì. Sei anche preparatore fisico FIR. Sì. Ma ascolta, avevo questa curiosità. Come si fa a diventare preparatore atletico della FIR? La federazione ogni anno organizza un corso di una settimana dove si può partecipare se hai un minimo di requisiti come allenatore oppure se sei di scienze motorie.
simili a scienze motorie. Ho capito. Devo dire che è molto interessante. Io l'ho frequentato qualche anno fa ormai e devo dire che conservo un buon ricordo. Dove l'hai fatto? A Tirrenia. Ho capito, perché pensavo che fosse presso magari le sedi regionali. No, no, perché l'organizza la FIR nazionale. Ho capito. Quindi bisogna per forza per farlo andare nelle sedi, nelle accademie. Sì, ne Tirrenia era la sede fanno dell'accademia. praticamente una all'anno. Beh, comunque è interessante, bisogna tenerlo in considerazione. Devo dire molto interessante e lo consiglio a tutti i tecnici che raggiungono almeno il secondo livello, che è il requisito minimo per procedere. Devo dire che è Certo. molto impegnativo anche. Ah sì, eh? Sì, perché tieni presente che al di là delle lezioni, poi si organizzavano i lavori di gruppo, quindi si andava a letto ogni sera a mezzanotte e la mattina stavi di nuovo alle 8 in aula. Molto intenso quindi, eh? Sì, molto intenso. Tu sei anche allenatore Seven di primo livello. Sì. L'hai seguito molto il Seven tu? A me piace il Seven. Molto veloce. Molto veloce. Poi uno sport olimpico e mi dispiace che la federazione non investa molto su questa disciplina, che è uno sport olimpico. Sì, io ho intervistato in questi giorni, che andrà poi pubblicata, l'intervista di Diego Antel, che è un argentino, trentenne, molto in gamba, molto veloce, penso che tu lo conosca, che anche lui Sì. ha giocato nel Seven. Sì, noi abbiamo come responsabile del Seven il Andy presidente del Wick. comitato, no, il presidente del comitato regionale siciliano nella persona di Orazio Arancio. Sì, che è un personaggio federale, Orazio Arancio. Sì. Molto divertente, mi piace molto. Molto veloce, Devo dire che è molto. un'altra cosa, però. Sì, chiaro, è tutta un'altra cosa, però è molto spettacolare, eh. Infatti, secondo me la federazione ha sbagliato a non investire di più su questa disciplina Sì. che portava dentro anche tanti atleti che hanno la possibilità di esprimersi pur non essendo tecnicamente dotatissimi. Ho capito. Nel 2010 hai fatto un master in management dello sport presso la LUISS, no? Sì, organizzata da Alconi e Sì. Ma dalla LUISS. l'hai fatto lì in Puglia o hai dovuto spostarti? No, no, erano dei moduli dove Ah. ogni mese andavo a Roma Ah. e si svolgeva in 3 giorni, 3, 4 giorni. Suppongo che sia stato molto istruttivo per te come presidente. No, non ero presidente all'epoca, No, anche nel futuro, intendo però dire mi ha come. dato. Sì. Sono diventato successivamente presidente io. Comunque è stato Ero formativo. consigliere di comitato. Ok, adesso poi lo vediamo. Molto, devo dire. Piacerebbe molto farlo anche a me, quello. E infatti, tu nel 2012 per 2 mandati sei stato presidente del Comitato Pugliese. Sì. E ogni Dal tanto va via. 2012 i quadrienni olimpici praticamente. Ok.
Ma come tu, quando hai iniziato a decidere di fare una carriera così, diciamo, importante in FIRA, cioè come personaggio federale? Com'è che è avvenuto questo? E beh, uno parte con, non hai un'idea. L'allora presidente della Puglia mi chiese una mano per collaborare con lui e poi evidentemente ha trovato in me una persona che poteva poi sostituirlo. E quindi mi sono, perché lui non voleva più fare il presidente e quindi poi mi sono presentato io alle elezioni. Ha mollato la patata bollente. Diciamo di sì, dai. Sì, dai, ti ha mollato la patata bollente. Ma parliamo un po', allora, io sono curioso, grazie, di sapere che cosa fa un presidente FIR, un presidente di una regione. Allora, cosa vuol dire? Raccontaci quali sono le tue mansioni, quale può essere la tua giornata tipo nel momento stesso in cui tu ti metti la giacca da presidente. Allora, la giacca da presidente la mettiamo praticamente mai, solo quando andiamo in veste ufficiale. Cioè, diciamo che il presidente regionale della FIR è il rappresentante della federazione sul territorio e quindi rappresenta in tutto la federazione. Organizza i campionati, gestisce tutta l'attività a 360 gradi che la federazione ti dice di fare. Quindi arrivano le comunicazioni da FIR e tu le devi gestire. Certo. Tipo l'inizio dei campionati, raduni, cose simili. Ho Certo. capito. Senti. Gestisci anche l'organizzazione dei tecnici, hai un tecnico regionale, uno staff tecnico regionale, hai una serie di consiglieri che devi gestire e che ti danno una mano, hai una segreteria con un dipendente FIR. E quindi devi gestire anche gli arbitri. Insomma, Certo. dipende poi uno come vuole organizzarsi. Chiaramente. Quante persone collaborano nel tuo quante persone hai tu nel tuo staff? Allora, non devono essere tantissime perché altrimenti succede come al solito che non si fa, che non si fa nulla. Secondo me i capisaldi di un comitato sono la segreteria, il tecnico regionale e il responsabile degli arbitri, che poi organizzano per le loro competenze tutta l'attività. Ah, cioè quindi pochi ma molto Chiaramente ben. tutta con. Dimmi, dimmi. Sì, po pochi, come si dice, pochi ma Ma buoni buoni. devono essere e soprattutto devono essere d'accordo. Il ruolo del presidente deve essere quello di fare da collante a tutte queste realtà che possono essere, noi sappiamo benissimo che i rugbisti hanno un ego abbastanza pronunciato. E quindi devi saperli gestire. E quindi il compito di un presidente deve essere in primis quello di avere un minimo di diplomazia senza farsi mettere i piedi in testa dalle varie realtà. Anche perché FIR giustamente riconosce solo il presidente. Eh beh, certo, ti immagini che casino diventerebbe se tutti vogliono parlare con FIR. Infatti.
Qualcuno ogni quindi, tanto ci prova. lo sai com'è, no? Siamo italiani poi. capito? Poi sai, fa parte dell'animo umano quello di voler prevalere sugli altri, ma volevo chiederti questo, no? Quanto ti impegna la carica? Cioè, tu quotidianamente suppongo che tu abbia da fare. Sì, diciamo che se lo vuoi fare per bene e vuoi avere come ti dicevo prima, il controllo del territorio, Sì. ti devi impegnare come tutte le cose della vita, no? Ovvio. Se vuoi ottenere dei risultati, ci vuole impegno, al di là di quelle che sono le criticità del territorio, no? Certo. Come le gestisci tu quelle? Con attenzione e con decisione. Ah. Tra parentesi, la Puglia è una regione molto lunga e stretta, quindi è complicato mi parlavo con degli altri tuoi colleghi rugbisti pugliesi, mi dicevano che è un problema proprio per come è Sì. strutturata la regione, fare gli incontri, i concentramenti è difficile perché devi farti un sacco di chilometri. Infatti, questa diciamo è un aggravante insieme alla carenza di impianti. Beh, quello è un male che purtroppo affligge un po' tutta l'Italia, eh? Cioè anche qui al nord dove si parla di tanti impianti e via di seguito, però insomma è sempre un problema trovarli, ecco, perché non ce ne sono così tanti come in tanti altri paesi europei. E lo so. Quanti tesserati ci sono in Puglia e quanti club ci sono? Diciamo che abbiamo una ventina di club Ah. per un totale che è fluttuante di circa 2.500 tesserati. Beh, non sono proprio pochissimi, però, eh. E lo so. Si potrebbe fare meglio. La tua proposta per fare meglio qual è? Aiutare, essere più vicini alle società. È una frase fatta, ma è quello. Io però Non sempre riusciamo a essere vicini ai club. No, No. ma io pensavo una cosa anche. In questi giorni ho sentito molti club perché sta giocando la nazionale si sa che non sta andando bene, ma di questo poi volevo parlarne dopo. Io però penso anche una cosa, che a un certo punto tirare sempre il sasso contro Fir è un po' riduttivo. Io avrei una domanda per te, una domanda abbastanza impegnativa. Secondo te, Grazio, ma i club non hanno nessuna colpa? Hanno delle colpe? Oppure avrebbero, secondo te, potuto fare un po' di più per aiutarsi? Allora, hai fatto una domanda molto importante, secondo me. I club non collaborano tra di loro. È difficile trovare dei club che collaborano. E sul discorso di prendersela sempre con FIR non sono nemmeno d'accordo. Ma non perché io rappresento FIR in questo momento, ma perché io ho il polso della situazione. Come ti ho detto prima, i rugbisti hanno tutti un ego spropositato alcune volte. E quindi questo viene trasmesso, si trasmette anche sul discorso dei club, no, che non collaborano. Sono pochi i club che collaborano o se collaborano.
bisogna vedere poi in che percentuale lo fanno. Ma questo sarebbe un discorso molto lungo da fare perché l'ordinamento sportivo italiano ha il CONI e ha un ordinamento particolare che magari io sono un appassionato dello sport anglosassone e dell'ordinamento loro, quindi io i club dovrebbero collaborare di più, io lo dico in ogni assemblea ordinaria a cui partecipo ogni anno. Il mio obiettivo è sempre far partecipare di più i club e di avere un atteggiamento più costruttivo. Capisci? Ma secondo te cosa dovrebbero fare? Collaborare di più, cioè interloquire di più tra di loro? Oppure, tipo, non so, qui ho visto, tu chiaramente ti ricorderai perché sai che qualche anno fa era nata la Grande Milano, che era questa franchigia dove alcuni giocatori, tra i quali anche Maxime Banda, facevano parte proprio di questa squadra perché le società milanesi volevano avere una squadra competitiva, non erano in grado di fornire, ogni club non poteva essere così competitivo e di conseguenza hanno formato questa franchigia con gli atleti più promettenti. Se non che non ha avuto una grandissima durata questa cosa, come altre franchigie che io ho visto fare in vari territori. Ti riferisci a questo tu? Allora, sul discorso delle franchigie, le franchigie sono nate con un proposito positivo, però di unire le forze. Alla fine si è andate a unire le debolezze. E quindi praticamente non è che, ti faccio un esempio, io e te abbiamo due squadre con 20 ragazzi, 20, 30 ragazzi. Facciamo una squadra per fare il salto di qualità. Se invece, e ci possiamo riuscire, se invece tu ce n'hai 20 e io ce n'ho 10, l'obiettivo non lo raggiungiamo. Oppure, se l'obiettivo nostro, perché abbiamo 10 ragazzi per uno, fare una squadra, non andiamo a unire le forze, andiamo a unire le debolezze. In quel momento riusciremo a fare la squadra. Hai Ho capito. capito? Io la Sì. penso così. Ma io, guarda, poi ti consiglio, se hai tempo di guardarla, ho incontrato il presidente del Romagna FC. Loro sono otto società, alcune fondate tra di loro, cioè fondate con il patrocinio del Cesena, Rimini che si gestisce da sola, insomma, hanno fatto questa franchigia di otto società dove fanno giocare la 18, la prima squadra, e è una delle poche che io ho visto poi così numericamente Allora, densa, hai capito? quello non è franchigia, quella è collaborazione tra le società. Perché si mettono insieme Sì. un gruppo di società e si organizzano l'attività. Torniamo al discorso di prima. Io e te ci mettiamo insieme e tu c'hai un amico che c'è un'altra società. Ci mettiamo d'accordo dove io porto avanti una categoria, tu ne porti avanti un'altra, il terzo ne porta avanti un'altra. E tutti i ragazzi vanno a confluire in queste realtà.
Questa però ognuna conserva un nome, mi capisci? E La propria identità. certo, Certo. perché l'identità la devono conservare, soprattutto se i ragazzi vengono da realtà diverse, no? Certo, però la loro funziona anche molto bene a quanto pare, perché hanno Vabbè, tanti ma giocatori, cioè. perché si sono organizzati per bene, anche qua in Puglia ci stanno alcune società che Ah. collaborano così. E io li ho spinti ancora in questo modo. Ti faccio un esempio. Sì. Quest'anno il Covid ci ha fregato, però finalmente eravamo riusciti a iscrivere una squadra femminile in Serie A a 15. E questa è una società che ha conservato la propria denominazione e altre società che sono andate a confluire lì dentro. Ah, ho Non è una franchigia, capito. è una collaborazione tra società. Beh, comunque sei favorevole. Assolutamente, assolutamente sì, mi sono speso sempre per la collaborazione tra le società. Certo. Perché Grazio ultimamente, mentre Sud prima era un bacino fertile che forniva giocatori e fior fiori di giocatori, ti sto parlando, come mai qualche anno che si è un po' perso. Un po' la crisi, un po' le politiche federali non sono state vicine al sud. Praticamente siamo alla quasi desertificazione del territorio. Ma come il rugby, per esempio, in Puglia, adesso parliamo della Puglia, è abbastanza storico, cioè nel senso praticato volentieri, c'è stato un momento in cui c'era un grande afflusso di tesserati, o è sempre stato abbastanza, come dire, Diciamo che è tiepido? stato ai margini. Noi abbiamo avuto qualche timida apparizione con gli inglesi che venivano con le navi, no, in marina. Quindi queste timide apparizioni poi hanno fatto sì che qualcosa si venisse a creare. Quale sarebbe la manovra di marketing? Lasciamo perdere il Covid, cioè Covid a parte. Quale sarebbe la miglior manovra di marketing per incentivare i ragazzi pugliesi a dedicarsi allo sport del rugby? Perché secondo me è un'azione che va fatta in maniera territoriale, quella, eh. Bisogna, cioè, questo ci vogliono le risorse, Ok. in primis, perché il rugby, come ben sai, si pubblicizza da solo, perché ha i valori, ha tutte le carte in regola per sfondare. È chiaro che ci vogliono le risorse, ci vogliono gli impianti e ci vogliono i dirigenti. Senza una di queste componenti il rugby non può sfondare sui Quindi, territori. oltre comunque a una, cioè diciamo che tu con questo discorso spalmi un po' le responsabilità un po' su tutti, da FIR ai club. Certo. Dove dovrebbero avere tutti un po' più di, come dire, Una cultura anche più manageriale, devo dire. bravo, questo discorso mi piace. Grazie, ascolta, hai visto le partite in questi giorni? Assolutamente sì. Cosa dici?
che abbiamo un gruppo di ragazzi con molta volontà, Sì. ma come dico io sempre, gli altri corrono, noi camminiamo. Non è che ci vuole un po' di pazienza, visto il ricambio generazionale. Prima la ti abbiamo fatto la battuta, però effettivamente insomma, ci sono dei giovani che un po' il dazio lo pagano e questo penso che sia più che normale. Sono d'accordo con te fino a un certo punto, perché la gente aspetta da anni questo ricambio generazionale, però non vinciamo una partita da una vita. Cioè tu dici va bene tutto quello che vuoi, ricambio, però portare a casa un po' qualche volta non sarebbe male. Cioè non vorrei che le nazionali di primo livello, quando incontrano l'Italia, schierano le seconde squadre. Beh, grazie, lo sai benissimo anche tu comunque che la Francia, che doveva essere la terza squadra, erano tutti quelli che sono andati a farsi il mondiale dell'Under 20. Ecco, cioè, non è che erano proprio quattro scappati di casa messi lì così perché i club hanno chiesto alla federazione di rimandarli indietro gli atleti per giocare le loro partite. Beh, insomma. Hanno schierato lì. È vero che non c'è stato un gran gioco corale, è vero tante cose, che è stato basato tutto molto su ognuno, sui giochi personali, però diciamo che avevano lì della gente molto in gamba, eh. Sì, ma devo dire che i nostri ragazzi pagano lo scotto di campionati poco competitivi. Sì. Tu dici, ti riferisci anche al top 10, che Assolutamente sì. dovrebbe essere di una caratura molto più alta. Io ho parecchi di quei ragazzi. Li ho visti nel 2018 a Bari, quando abbiamo organizzato la Italia-Scozia di Under 20, e Sì. quei ragazzi, Cannone, Fischetti e altri, li abbiamo tenuti una settimana qua a Bari. Certo. Sono ragazzi veramente motivati, che potrebbero dare parecchio. Però, giocando in situazioni poco competitive, cioè io non voglio entrare nel tecnico, No, ok. ma non si possono prendere più mette in prima fase, Sì. Soprattutto come le prendiamo noi. non si possono anche commettere tutti i falli che commettiamo. Se tu vedi le altre squadre, non hanno un C'è la numero di disciplina. falli così alto. Ripeto, io non sono nessuno per poter parlare tecnicamente di rugby di alto livello, però i risultati sono quelli. L'allenatore è bravo, i ragazzi sono bravi, ci mettono volontà, ci mettono tutto quello che vogliono, tutto quello che possono. Però dico io agli amici che mi prendono in giro, dice: mamma, voi siete bravi, siete belli, però perdete sempre. E che cosa devo dire? Noi siamo questi qua e dobbiamo andare avanti senza arrendersi mai. Giusto. Però il nostro livello è questo qua e non possiamo. Cioè io non me la posso prendere con i ragazzi che vanno in campo, con i tecnici, con lo staff tecnico. Non si costruisce dall'oggi al domani un gruppo solido. No. No, inoltre Bisogna sono partire dalle basi. certo, sono concorde con te comunque. Partire dalle basi, mini rugby. Assolutamente sì.
E qui torniamo indietro ai rapporti tra le società. Ok. Più collaborazione. Quindi più collaborazione a tutti i livelli per riportare avanti il rugby italiano. Serve quello, collaborazione tra dirigenti, tra società e un rapporto con la federazione un attimino più stretto, dando anche più responsabilità ai comitati regionali. Perché è limitata la responsabilità dei comitati regionali rispetto a FIR centrale? Diciamo che la responsabilità si potrebbe fare di più, cioè i comitati regionali potrebbero entrare meglio, avere più mezzi a disposizione anche e più autonomia. Cioè, dovrebbero darsi loro un po' più da fare o acquisire un po' Non più di è potere? una critica a FIR. No, è un fattore statutario, quindi certo che non è una critica. Comunque, FIR detiene molto il potere centrale, lascia poco spazio ai comitati? Si potrebbe fare meglio. Ok, ho capito. Fammi fare il diplomatico un po'. Assolutamente, assolutamente sì. Senti, ti volevo vedere che vedessimo assieme la pagina di Fir Puglia. Eccola Sì. qua. Allora, news campionati, news arbitri, settori, ultime news. Questo, chi è che gestisce tutto questo? La segreteria. La segreteria di Fir Puglia. Ho Sì. capito. Tu costantemente credo che tu controlli tutto quello che avviene qua. Ovviamente. Ovviamente. Beh, questo comunque è strutturato molto bene e penso che sia abbastanza impegnativo tenere tutto sotto controllo per i tuoi collaboratori. Beh, basta partire, dai. Sì, beh, chiaramente, chiaramente. Comunque, sito istituzionale molto, molto ben tenuto. Non scrivete mai articoli? Abbiamo anche un portale su Facebook Di Fir Puglia. di Firpuglia, che viene gestito dall'addetto alla comunicazione, l'avvocato Carmine Volpetti, che è un consigliere di comitato Ah. e che collabora con me. Diciamo che l'ho dimenticato prima, ma anche la comunicazione è importante. Assolutamente, assolutamente, assolutamente sì. Anzi, anche su questo noi a livello centrale siamo carenti, si potrebbe fare di più. Ma io Però ho incontrato Andrea Cimbrico e bravissimo, però. è bravissimo, un vero professionista, ma non solo lui, anche Antonio Pellegrino e poi gli altri ragazzi che lavorano con loro che Sì, ma saranno conosciuto. sono pochi, ci vorrebbe di più. Assolutamente. Ah, tu dici che andrebbe incrementato il numero delle persone? Assolutamente sì. Bene. Lo facciamo sapere a Gavazzi. Io ho chiesto di intervistarlo a Gavazzi, però eravamo in estate, non aveva tempo, cioè non aveva tempo, presumo che fosse in vacanza, come tutti noi, e quindi cosa. Però se ne ho l'occasione glielo dico volentieri, ma presumo che tu abbia dei canali superiori ai miei. Lo senti, Gavazzi? Sì, assolutamente. Siamo in un periodo in cui è un po', penso, anche lui in difficoltà con i risultati della nazionale. Siamo tutti in difficoltà. Siamo tutti in difficoltà. Siamo tutti in difficoltà. Purtroppo
perché lui è un tifoso. E non... Sì, è lui. È il primo tifoso italiano che abbiamo, penso. Certo. Che sia più tifoso di tutti gli altri, anche di noi. Lui è lì. Va bene. Senti, grazie. Io ti ringrazio della chiacchierata. Abbiamo scoperto che cosa fa un presidente di una regione e ci vediamo presto. Probabilmente ci sarà qualche altro presidente che fa più di me, ovviamente. Ah, io adesso, se tu mi aiuti, come dicevamo prima, sarebbe nei miei programmi quello di intervistare tutti i presidenti d'Italia. Sarebbe una cosa che ci terrei molto proprio per la DV. Tu sai che il mio canale è nato proprio per la divulgazione del rugby, per aiutare, per fare un po' di proselitismo per tutti quelli che ci guardano e far sapere come funziona la macchina proprio del rugby a tutti i livelli, cioè dal piccolo club al presidente della regione, piuttosto che gli allenatori, i giocatori, insomma, Roberto, io l'informazione. ringrazio te per lo spazio che mi hai dato. Ma figurati, guarda, è stato proprio contento. Ci rivediamo? Assolutamente sì, quando vuoi. D'accordo. Dai, volentieri. Vediamo un po' come va l'Italia e poi ci risentiamo, ok? Grazie mille, grazie e buon rugby. Anche a te. Ciao. Ciao.